Basolino, senta, mi dice oggi come ha salutato il maestro Ettore Scola? Sono partito da Napoli stamattina con addosso una grande tristezza. E poi dalla stazione Termini, venendo qui a piedi, mi sono detto che lui non avrebbe voluto vederci tristi, perché Ettore, anche la sua morte l'ha pensata con il sorriso. E sono andato indietro nel tempo a tanti ricordi. Noi ci siamo voluti molto bene, io e Ettore. Abbiamo anche in politica avuto un percorso per tanti anni comune. Io ed Ettore stavamo nel PC. Tutti e due abbiamo avuto come grandi punti di riferimento i nostri grandi maestri, per me e per lui, Enrico Berlinguer e Pietro Ingrao, anche questo ci univa. E poi è stato un regista straordinario ieri sera, per chi come me ha potuto rivedere Una giornata particolare, Sofia, come l'ha diretta lui, e poi l'amicizia con due altre persone che a me sono state molto care, come Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni. Scompare forse l'ultimo grande maestro del cinema italiano, lo dico in napoletano, scompare anche un grande signore, nel senso giusto di questo termine, una persona dal punto di vista umano cara e bellissima, riservato, sobrio, insomma. Una figura italiana che forse non esiste più. Per questo dico forse scompare solo l'ultimo grande maestro del cinema, ma scompare un grande intellettuale, sceneggiatore, scrittore, uomo di gusto, di grandi letture, e poi quella sua origine meridionale, lui che era nato in quel paesino della provincia di Avellino, a Trevico, no? E poi quel primo film che è impresso nella mia mente, Trevico e Torino. Davvero sono decenni di storia italiana, di un paese che non c'è più, ma che Ettore ha saputo rappresentare nel modo più straordinario, più vero. È stato un grande figlio di questo paese. Non sono sorpreso della fila enorme che in tanti abbiamo fatto, se lo meritava, e spero che riposi in pace. Bastolino, mi dico un'ultima cosa, c'è un'immagine in particolare che conserverà di Ettore Scola e magari anche della vostra amicizia? L'ultima è stata, perché purtroppo a volte ci si vede negli ultimi tempi solo in queste occasioni tristi, l'ultima è stata ai funerali di Pietro Ingrao, dove lui anche ha parlato, era sul palco, io sono andato a salutarlo, ci siamo abbracciati. E un'altra invece di qualche anno fa, un po' di anni fa, è la prima volta che l'ho visto quando io fui eletto sindaco, e lui mi abbracciò e mi disse: che grande gioia, mi sento anch'io come se fossi stato eletto sindaco.